dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà uno solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. C'è una grandezza, fratelli, che ci attende, o una piccolezza, o essere considerati minimi. Il regno dei cieli comincia qui, il regno dei cieli è vicino a voi, il regno dei cieli è con voi, il regno dei cieli è dentro di voi. Allora, il regno dei cieli, che è il cielo, che è il paradiso che ci attende, il nostro destino, inizia qui, nella Chiesa, nella nostra vita. Cioè, noi possiamo vivere nel regno dei cieli o essendo considerati minimi, o, al contrario, essendo considerati grandi. Dio è libero, non c'è in scatolamento. Incasellamento, non c'è una visione monotematica, legalistica, c'è una piccolezza che ci fa grandi. Non siamo chiamati ad essere irrilevanti, tutto il contrario. Chi vuole essere grande nel regno dei cieli si consideri il più piccolo. Non sta dicendo, come noi spesso interpretiamo, devo essere piccolo. C'è una via per essere considerati grandi, che significa poter vivere in pienezza nel regno dei cieli, cioè poter vivere in pienezza le grazie del regno dei cieli, avere una capacità, nel senso di essere capaci, di avere serbatoio, capace di accogliere la grandezza del regno dei cieli, che è l'amore, la pace, che è la gioia, la beatitudine che abbiamo visto come incipit di tutto il discorso della montagna. E questo cammino, questa via, è la piccola via di Santa Teresa di Lisieux. Dice: non perderò neanche un attimo della mia vita per amare. Volete essere grandi? Entrate nella realtà, entrate in quello che voi siete, piccoli. E la realtà è fatta ogni giorno di un milione di piccole cose, un milione di iota, yod in ebraico, il trattino più piccolo, quasi invisibile nell'alfabeto ebraico. Però se manca quel piccolo yod, la frase acquista tutto un altro senso. Forse è una frase sconclusionata che non dice nulla. La legge e i profeti, cioè la scrittura, che è lampada ai miei passi, mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica. Io detesto gli idoli, detesto coloro che si piegano agli idoli. Il mio amore è per i santi, per quelli che sono separati e vivono in pienezza la loro vita. La grandezza nel regno dei cieli, che comincia qui e che sarà la grandezza nel regno dei cieli di lassù, perché la sapienza cristiana ha sempre ripetuto che si muore come si vive. La grandezza, l'unità di misura con la quale si determina la grandezza nel regno dei cieli, è esattamente quella ampiezza, quella grandezza, quella estensione che abbraccia la totalità dell'esistenza, che dà compimento, è la stessa cosa. Allora sarai grande perché la tua vita è abbracciata, toccata e vissuta dall'amore. Per questo la Torah e i profeti, il Deuteronomio e i profeti, che per un ebreo voleva dire la totalità della scrittura, abbraccia la totalità della vita, illumina ogni istante, dà senso ad ogni istante, indica il cammino della vita, cioè dove andare, cosa fare, che cosa curare, che cosa non lasciare a metà, non mettere da parte, perché la nostra vita non sia una cosa sbrillantata, schizofrenica, tagliata a pezzettini, sconnessa, senza collegamento, senza una unità, senza un ordine. Questo è un peccato gravissimo, nel senso vero del peccato, che abbiamo detto tante volte, cioè è una frustrazione, è un fallimento della vita. Disordine è la fotografia del mondo fuori dal paradiso, della vita lontana da Dio. Per questo la legge e i profeti illuminano la vita del regno dei cieli, dell'ordine che a poco Dio compie nella nostra vita, rimette ordine nella nostra vita. Soprattutto i giovani sono tentati di vivere tutto disordinatamente, perché sono quelli dei grandi ideali, delle grandi passioni, dei grandi eventi. Devono vivere qualcosa che li faccia sentire vivi, sono radicali nei loro sentimenti, nelle loro passioni, e normalmente tralasciano i dettagli. E chi tralascia i dettagli vive superficialmente, si deve nutrire di grandi cose senza capire, senza saper discernere che nel particolare si nasconde Dio, nel particolare, nella piccolezza, si nasconde Dio, esattamente come nel più piccolo frammento del pane eucaristico, un piccolissimo, quasi invisibile frammento di ostia, c'è tutto Dio.
Lo aveva capito bene il San Francesco. Nei dettagli, quindi nella povertà, ma non la povertà come miseria, cioè nelle cose piccole, povere, insignificanti all'occhio umano, all'occhio carnale, si nasconde Dio. In un piccolissimo frammento di sale c'è l'essenza, la natura, l'essere di un cristiano, cioè di Gesù Cristo, che si è donato completamente in quella piccolissima goccia di sangue, invisibile quasi all'occhio umano, che gli è colata sulla fronte. E con quella goccia di sangue, quella piccolissima, infinitesima goccia di sangue, ha salvato te e me, ha salvato ogni uomo. In quei piccoli dettagli si nasconde Dio. Nei dettagli di tua moglie, di tuo marito, del suo fidanzato, della sua fidanzata. Nei dettagli, le piccole cose. Cioè quello che noi siamo portati a mettere da parte. E viviamo da eterni bambini, da eterni giovani, idealisti, sognando, come i giovani per esempio, sognano il grande amore, la grande passione. E magari non si rendono conto che la persona che Dio ha pensato per loro si nasconde lì, accanto a loro da tanto tempo. E Dio lo sta preparando, o sta preparando, attraverso dettagli, sfumature. Quante volte tu ed io abbiamo lasciato da parte lo Yod, lo Iota, con il quale il Signore mi chiamava a vivere in pienezza, dove c'è nascosta, dove c'era nascosta la pienezza, il compimento della mia vita in quella giornata. Non so, io sto facendo le mie cose, mi chiamano, no, quello che sto facendo è molto più importante che cambiare un pannolino, che andare a rispondere a quella telefonata, che ascoltare quella persona, che mettermi seduto a fianco a mia moglie, a mio marito, non lo so, cose di questo tipo, molto semplici, anche al lavoro, a scuola, dove sia, curare i dettagli. Quasi tutti i ragazzi arrivano sempre alla fine, trafelati, prima dell'interrogazione, a studiare 100-200 pagine, delle quali non gli resta nulla, quindi buttato assolutamente quel tempo, non imparano nulla, cercando di passare l'esame. E invece il dettaglio, ogni pagina, ogni giorno, un'ora, invece questo è tutte utopie. Ma è chiaro che io sono stato il primo che ha sperimentato questo, ma ciò non significa che tutti lo devono vivere, anzi, il contrario, la parola ci aiuta, ci illumina i nostri figli, a vivere aprendo gli occhi, avendo un discernimento sui dettagli, perché Cristo questo ha vissuto con noi, e questo lo possiamo sperimentare nel Regno dei Cieli, cioè nella Chiesa, dove vige questa legge, dove c'è questa profezia. Le passioni, i grandi ideali non servono a nulla. Quello che è importante è cucire il calzino a tuo marito, a tuo figlio, e andare a trovare quella persona anziana. No, io ho riunione in parrocchia, io ho il decanato, io so che cosa, e non vado a trovare le persone anziane, non vado a benedire le case, non passo il tempo con quella persona anziana, magari arriva suo figlio, quel dettaglio piccolo di quella persona, che ha bisogno soltanto di un tuo sorriso, ti porti la comunione, stai con lui, parlo dei preti, no? E guarda caso, in quel giorno arriva suo nipote. Dio ha pensato quello perché in quel piccolo dettaglio, in quel quarto d'ora che tu sei lì, invece di fare grandi cose, grandi predicazioni, stai lì, arriva suo nipote. E suo nipote sta per divorziare, o suo nipote sta per abortire, e trova te, e trova una parola, e trova Cristo. Perché Cristo ha voluto nascondere la sua natura divina in un bambino, nato a Betlemme, nato nell'ultima città di Giuda, in una capanna. Ha voluto nascondere la grandezza nella vita nascosta di Nazareth, nella vita ripetitiva di Nazareth durante 30 anni. Ha voluto nascondere la sua natura dentro a un corpo pendente da una croce, e non ha perso una delle frustate, non ha perso uno dei chiodi, non ha perso un istante. Questa è la pienezza della vita. In questa luce si comprendono un po' fino le beatitudini. È beato chi non tralascia nessun dettaglio, è beato chi ha la natura di Dio, chi ha conosciuto Cristo, chi nella Chiesa sperimenta che ogni dettaglio è importante, perché in ogni dettaglio Dio lo ama, in ogni dettaglio Cristo si dona a Lui, e questo lo può sperimentare soltanto nella Chiesa, alla luce della legge e dei profeti, della Torah e dei profeti, predicata e compiuta in te, fino all'ultimo iota. Passerà tutto, ma non passa questo, l'amore di Dio dentro di te, l'amore di Dio che si dona a te attraverso la Chiesa, attraverso la parola che si fa carne nei sacramenti. Per questo nel Regno dei Cieli Cristo è più grande. E chi vive in Lui, attento ai dettagli, attento alle piccole sfumature, attento ai piccoli segnali che la legge, la parola, e parola di Dio anche il fatto che ti viene incontro, il più insignificante, il più noioso, lì c'è quella parte fondamentale, decisiva, perché la tua vita sia compiuta nell'amore. Lì la persecuzione, forse la fame, la tristezza, l'angoscia, tutta la persecuzione per causa della giustizia, che ti fa mite, ti fa umile, ti fa piccolo, purifica dall'orgoglio, dalla superbia, da questa concupiscenza, da questa lussuria spirituale, da questa lussuria sentimentale, per cui dobbiamo avere cose grandi, dobbiamo cimentarci in cose grandi, sennò non ci sentiamo vivi. No, non è così, fratelli, e lo dico per me, perché in fondo c'è l'incapacità di entrare in quella piccolezza dove si nasconde Dio, che è mettere a posto, ma è per me, certamente, come quando viene un ospite, curare i dettagli, fargli trovare il letto pronto, fargli pulire la casa, mettere a posto l'asciugamano sul letto, e così come una madre, così una donna che sta in casa, che curi i dettagli, che non lasci lì le camicie senza stirare, ammontonate, che non lasci di cucire quel bottone 1, 2, 3, 4 giorni a settimana. Sono dettagli che parlano d'amore.
l'amore, dove Dio si nasconde e dove si manifesta l'amore, dove entra l'amore, dove Dio si aspetta per amare. Ma guardate che sono piccole cose, dice, ma queste sono cose banali. Non è vero, non è vero, questo è importantissimo, come curare i dettagli, come non andare sciatto per la vita, una donna che va sciatta, no, non sto dicendo che devi fare chissà la scantosa, no, ma curare un pochino l'aspetto per tuo marito, certamente, curare un dettaglio. E il marito, si chiede al Signore davvero di vivere avendo gli occhi per i dettagli. Ha cambiato, ha messo la cosa in quadro, quell'orecchino, bigiotteria, ma è carino, dì una parola a tua moglie, che bello quell'orecchino, perché l'uomo deve essere sempre questo animale, cura i dettagli. Che nei dettagli c'è l'amore. Non aspettarti di morire in croce per tua moglie se non ti rendi conto che ha cambiato orecchini. Davvero? O che ha cambiato far? O che ha cambiato ombretto? O che ne so io? No! È falso! Lo yod è quello che dà compimento. È quello che, invisibile quasi, lega tutto nell'ordine. Perché quando arriva il momento del martirio vero, di dare la vita a tua moglie, di aprirsi la vita con lei, o quando arriva il momento di sposarti, quando se non hai studiato, se non hai curato i dettagli della tua vita, fare fatica a sposarti, fare fatica a prendere una responsabilità grande. Al lavoro, se nel lavoro vivi sciattamente, facendo surf e lasciando quella pratica, lasciando quell'altra, e dai un tranezzino, e dai una chiacchiera al telefono, un giochetto e un solitario al computer, poi dopo li togli, no? Quando arriva qualche collega, no! I dettagli, perché poi quando arriva il momento non te ne rendi conto che sarai considerato minimo, cioè incapace, una capacità minima di amare, e quindi una capacità minima di godere quello che Dio ha preparato per te nel regno dei cieli, la pienezza della gioia, la pienezza della beatitudine, la pienezza della vita di Dio, poterla vivere e gustare all'infinito, secondo la grandezza che Dio ha pensato. Vuol dire certamente, certamente morirai, certamente e sperimenterai l'amore di Dio. Ma no, non ne siamo chiamati, siamo chiamati a vivere in pienezza. Perché Cristo ha vissuto in pienezza per noi, e ci ha raggiunto da questa pienezza d'amore, che ha curato ogni dettaglio della nostra vita, che ci ha amato in ogni istante, in ogni piccola cosa, che si è accorto di tutto di noi, di un umore, di un cambio di umore, di una nevrosi, di una debolezza, tutto ha curato e tutto ha amato, senza tralasciare nulla, tutto passerà, tua madre, tuo padre, il cielo, la terra, il tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, l'amore di Dio, pieno, completo, totale, della tua vita, quello non passerà mai, se cominci a sperimentare questo e nuoti in questo amore e ti apri a questo amore con la misura con la quale misurati sarete misurati, cioè apri alla misura di Dio, apri completamente il tuo cuore, lascia che Dio ti ami, sperimentalo e vedrai che anche tu vivrai così allo stesso modo, e sarà una gioia, un'allegria, una goduria, una beatitudine senza fine già qui.